dovrebbe essere questo. Spero che non ho sbagliato il microfono. Benvenuti al nostro programma Spazio Giovani su Rete Italia. Ciao Marco. Ciao. Abbiamo gli ospiti che sono un tantinello in ritardo. Sì, vabbè, all'italiana. All'italiana. Questo ci permetterà di fare forse due chiacchiere in più. Sì. 1-300-363-900, amici, se volete approfittare per telefonare, sparsi in tutta Australia, ci saranno chissà quanti giovani italiani in cerca di lavoro. In cerca di tutto? In cerca di tutto. Sì. Allora, telefonate se volete, anche da vostro cellulare, 1300-363-900, numero verde, cosiddetto numero verde, si dovrebbe risparmiare, anche da cellulare mi sembra che si risparmia. Dovrebbe, sì. Martina, ascoltava la notizia che ha dato il nostro Enzo Marassi nei titoli su questa legge federale passata, adesso deve essere messo l'approvazione definitiva. I giovani disoccupati devono dare una mano all'ambiente, alla pubblica utilità. Ottimo. Pulire i bagni pubblici, pulire le spiagge, e questo è importante. Io una volta abbiamo fatto la disquisizione, le spiagge sono belle, ma purtroppo molto spesso sono sporche. Sporche perché magari la sera accendono i falò, poi ci sono i mozzi con i puri di sigaretta, eccetera. Adesso ci saranno i ragazzi. Certo, perché chi viene dall'Italia, insomma, sono pulitissime. Di buona volontà, che devono renderle ancora più pulite. Ottimo, questa è una buona idea. No, sicuramente. Aggiustare le staccionate, aggiustare le panchine, tutte queste cose. Fargli fare qualcosa di utile. Pulire lì dove gli altri colleghi o coetani dipingono, eccetera, i cosiddetti graffiti. Alcuni sono belli, in alcune zone sono proprio belli. Quando li fanno su questi muri bianchi, grigi della città, che sono brutte per quelli grigi, quei colori forse ci stanno bene. Ogni tanto sì, ravvivano un pochino. Hanno fatto qualche anno fa una campagna per i ragazzini, per dipingere, sai, le centraline della Telstra oppure dell'elettricità, eccetera, che sono brutte a vedersi così, no? È una bella idea. Ma tanti centri giovanili qua in Australia impiegano i giovani per fare dei bei murales, magari murales che raccontino una storia, che abbiano un senso nella comunità dove la fanno, quindi... Sono cose belle, insomma, aiutano i ragazzi, insomma, a rendersi utili per la comunità stessa, abbellirla in qualche modo. Prima che arrivino ospiti, eccetera, abbiamo novità, Marco, per... No, la novità è che oggi abbiamo, insomma, il nostro seminario informativo, c'è ancora tempo per frequentarlo, quindi dalle 2 alle 4 saremo negli uffici del Coasit a Sydney, numero 67 di Norton Street a Leichhardt. E cosa diamo durante il seminario? Delle informazioni di base. Molti ragazzi, cioè, quello che cerchiamo di dare qua durante lo spazio giovani, diciamo, ma condensato, quindi si parte dal tax file number, quindi codice fiscale, ai curriculum, al lavoro, alla situazione sanitaria, tutte quelle cose che uno magari dà per scontate, però effettivamente magari è meglio diciamo confrontarsi e essere sicuri su alcune cose. L'argomento visti purtroppo, diciamo, lo tocchiamo, ma come diciamo sempre anche qui con Paolo, non siamo agenti di immigrazione, quindi bisogna sempre stare molto attenti. Le truffe ormai fioccano i siti fasulli, fioccano anche gli agenti di immigrazione fasulli, quindi bisogna sempre verificare se l'agente è registrato o meno al MARA, che insomma è l'albo professionale degli agenti di immigrazione qui in Australia. Quindi controllare sempre il background di una persona a cui si affidano comunque tanti soldi, perché in realtà stiamo parlando di tanti soldi. Quindi bisogna sempre stare molto attenti. Poi c'è il sito dell'immigrazione ufficiale, là si può controllare tutto. Là, ragazzi, tra l'altro è stato, diciamo, cambiato di recente, adesso è un po' più semplice, c'è una pagina iniziale dove si possono inserire tutti i dati e a questi dati corrispondono vari tipi di visto che si possono richiedere, quindi andate sempre a consultare prima di tutto il sito www.immi.gov.au, che è il sito ufficiale del governo per tutto quello che riguarda la questione visti. Aprendo un'altra pagina, diciamo che ci sembra giusto dire che il nostro programma Spazio Giovani qui, Red Italia Coasit, è arrivato fra i finalisti la settimana scorsa di un premio del Premier's Multicultural Media Award, quindi i premi che si danno ai media che trattano appunto dal punto di vista multiculturale. Sappiamo bene che in Australia ci sono tante culture a confronto. Ed è un premio molto importante, ci sono 12 categorie, tra l'altro noi eravamo gli unici italiani, quindi questo è, insomma, ancora di più motivo di orgoglio ed è stato, insomma, bello esserci. Magari il prossimo anno
arriveremo fino in fondo, porteremo a casa la coppa, come si suol dire. Però insomma è stato prestigioso, c'era il premier del New South Wales Barry O'Farrell, c'erano i vari ministri, Dominello eccetera, e insomma un premio prestigioso, è un bel risultato considerando che siamo partiti un po' così, io e Paolo così, così chiacchierando, così. Anche oggi chiacchieriamo, oggi quindi. Chiacchieriamo, aspettiamo gli ospiti, anche se volete, aspettiamo le vostre telefonate se avete qualcosa da chiedere, 1300 363 900, oppure se volete proporvi, facciamo l'appendice al mercatino del lavoro che di solito ridà. Assolutamente. Il venerdì oggi lo possiamo dedicare soprattutto a voi giovani che arrivate dall'Italia, freschi o caldi, come si vuol dire, no? Caldi caldi, freschi freschi. Questo periodo freschi freschi. Freschi freschi. Anche se le temperature sono un po' miti. Poi dalle mie parti in Sicilia in questo momento ci sono quei 20 gradi che non dispiacciono d'inverno. In Canada ci sono stati due addetti ai lavori, due scienziati, Maurice Clavé e James Turnbull, che hanno fatto, hanno lanciato il solito grido d'appello, di allarme, mentre qua in Australia si fanno ancora, si legifera e si va a passi molto lenti da elefanti, come in tutto il mondo, perché sa. E questi qua dicono, ragazzi, bisogna muoversi, perché sembra che i cambiamenti abbiano avuto un'accelerazione di 30 volte sulle previsioni fatte nel 2005. Incredibile. Quindi quello che erano aspettate il 2060 sarà nel 2020, che ti devo dire, 2040, dobbiamo cominciare a preoccuparci anche noi. Immaginare, esatto, fra 50 anni come sarà il tempo. Soprattutto a coloro che sono un po' egoisti, dico vabbè, tra i 2060 io non ci sto più. Ma i figli, i nipoti, noi ci siamo per questo, cioè noi stiamo qui per i nostri, per chi poi ci seguirà. E bisogna lasciare un bel ambiente, esatto. Speriamo. Vabbè che fra qualche migliaio di anni, insomma, la Terra non ci sarà più, però non anticipiamo i tempi. Ecco. Poi ci sono due scienziati australiani, adesso mi sfugge il nome perché l'ho letta da Ampass, così stamattina poi ho dimenticato di prendere nota, che litigano tra di loro, perché c'è chi dice, c'è uno di loro che dice, avremo un inverno, parlando del prossimo, diciamo, inverno australiano, laddove ci sarà un inverno, molto freddo, proprio a causa dei cambiamenti climatici, a causa del grande caldo d'estate, avremo dei fortissimi, dei freddissimi inverni. Può anche darsi, perché lui dice che il surriscaldamento produce dei vapori, questi vapori, queste particelle non fanno filtrare i raggi del sole, per cui d'inverno avremo un inverno freddissimo. Quindi che dobbiamo aspettarci? Accendere i camini, quella famosa nevicata di Sydney che fece il giro del mondo, era una pubblicità che però fu presa per serio tanti anni fa. Può darsi che prima o poi si verifica, si potrebbe verificare. Beh, se tu la vedi l'Opera House piena di neve. Sarebbe bello, molto suggestivo. Ma a proposito di pubblicità, non so se hai sentito del Big Mango a Bowen, in Queensland. Ha avuto eco anche sui giornali italiani, perché si diceva che avevano rubato il Big Mango. Big Mango è... questa è una delle grandi cose che ci sono in Australia, messe lungo le strade, diciamo, senza un motivo apparente, così diciamo, per abbellire. Big Mango, alto tra l'altro 10 metri, che pesava 7 tonnellate, da un giorno all'altro è scomparso. E come l'ho fatto? È scomparso, si è detto appunto l'hanno rubato, ma cioè senza, non si capiva il motivo, poi alla fine è venuto fuori che era una pubblicità, diciamo, per farsi un po' di pubblicità, infatti effettivamente ha fatto il giro del mondo. Hanno fatto la scena. Hanno fatto un po' di scena, sì. Ma c'è anche il Big Granchio qua, la Big Oyst, cioè la ostrica gigante. Hanno parecchie big cose big qua. Sì, c'è il prawn, c'è la banana, Coffs Harbour, tante cose grandi. Mi fa veramente una battuta scontata per una vecchia barzelletta, sai, le vecchie barzellette dove si pensava, quando si andava a scherzare, americani, italiani, c'erano sempre i soliti personaggi e si parlava della big supposta americana. Allora lasciamo perdere, solo accennato, sono le 9:24 dei nostri orologi. Andiamo alla tua prima scelta. Ma andiamo, che non è la mia, la signora Antonietta che ci ascolta sempre, salutiamo, ci ha richiesto Bella senza anima di Cocciante. Noi che la mettiamo.